E oggi partiamo senza intro e ciao a tutti! Andiamo a mettere subito una lavatrice a 60 gradi, ragazze, per i capi bianchi e quelli con le macchie più ostinate. Lavaggio da un'ora e vi anticipo subito che poi andremo a fare, dopo che andrò a fare alcune pulizie, la sistemazione della dispensa, o meglio, dove c'è bisogno di sistemare. Questo video mi è stato richiesto più di una volta da Deborah Imbroglio, che saluto, e quindi ho deciso di accontentare la sua richiesta. Gliel'avevo già detto in altri video. E quindi, nonostante il caldo, ragazze, andiamo a darci una mossa, a fare le pulizie che dobbiamo fare. E poi ve lo dico per essere onesta e sincera: le clip che poi vedrete dell'organizzazione di dispensa sono state fatte un altro giorno, le ho aggiunte a questo vlog. Allora, puliti i sanitari con i miei prodotti preferiti, vado ad utilizzare per lo specchio il Dual Power Vetri. Ragazza, non mi piace. Sarà che la mia dorata mousse della Emulsio 3 in 1 per gli specchi per me non la batte nessuno. Questa qua mi lascia pelucchi, lascia aloni, nonostante il pannetto che io utilizzo sempre, che è quello garzato dei neonati. Infatti vedrete adesso che vado a ripassare più volte. Però ragazze, lo sto utilizzando perché devo finirlo, ragazze. Non ha senso lasciare un prodotto così a metà. Devo utilizzarlo, finirlo, magari anche per spolverare se è il caso, anche se non è che profuma così tanto, però va utilizzato. Anche l'acqua del battesimo, ragazza, veramente, cioè sono da infilare subito dritta in doccia. Questo per farvi capire che io vi ascolto, leggo i commenti, lo sapete, leggo tutti i commenti e rispondo quasi a tutti, cioè a tutti.
può sfuggirmi qualche commento se magari commentate i giorni dopo, però io vi ascolto, accolgo tutti i vostri consigli. Mi avete consigliato le traversine per Elettra e io sono andata a comprare le traversine per Elettra. Eccole qua. Quasi 5 euro di traversine, ce n'è dentro 10, 60 per 90 sono quelle grandi. Ne ho messa una, c'è anche l'adesivo, io non lo sapevo perché per Scilla non le ho mai usate. Ne ho messa una, mi sembrava poco, ho guardato la zona dove lei fa popò, solitamente è pipì nel balcone della parte del porticato, perché ormai ho dedicato quello spazio che è più grande, sacrificando la zona mia di relax dei salottini, ma il cane ha bisogno di spazio, quindi non me ne pento. Ho detto ok, ne aggiungo un'altra, ho aggiunto un'altra traversina, lei c'è andata. Io ho fatto odorare, ho messo anche, scusate per le deboli di stomaco, un cannolino della sua popò sulla traversa. Io ho fatto vedere, guarda Elettra, qui si fa pipì, qui si fa cacca. Ah, guardate, andate indietro, io ho già visto la situazione un po', detto, vediamo. Dopo un po' è uscita di nuovo. Io siccome conosco i polli del mio pollaio, con i polli del mio pollaio intendo i miei figli, mio marito, i miei animali, io so come ragionano, se stanno facendo qualcosa di strano, io lo capisco subito. Le sono andata dietro immediatamente e l'ho trovata che faceva a mille pezzi, in mille pezzi le traversine, proprio tipo briciole così. Ha fatto i coriandoli Elettra per il carnevale prossimo. E quindi niente, mi sono rimaste queste traversine qua, che non posso mettere, dice ma perché non vai a riprovare? Perché non vado a riprovare ragazze, perché lei le distrugge, fa mille pezzi, è inutile che mi faccio sporcare ancora di più il balcone di tutto questo tessuto della traversina, ecco, non ce la fa, non ce la fa, ormai ha preso questa brutta piega purtroppo. E spero sempre che Dio me la mandi buona e vi farò sapere che prima o poi fare la sua prima pipì o popò per strada, ragazze, sempre attrezzate con i sacchettini. Lei si porta dietro i sacchettini attaccati alla pettorina dal primo giorno che siamo usciti. E forse sono sti sacchettini che mi portano sfortuna, ragazze. Ora glieli tolgo. Nel momento in cui secondo me glieli tolgo, lei farà la cacca. Io farò, e ora come la raccolgo? Non lo so, veramente. Perché dal primo giorno sacchettini in spalla, andiamo, questo cane si rifiuta proprio di fare i bisogni fuori. Niente, traversine provate, questo per dirvi che io vi ascolto. Come vi dicevo poco fa, infatti, sempre leggendo i commenti, ho visto che questa ragazza tesoro, ti mando un bacio di nuovo, mi ha commentato più volte che vuole vedere un video organizzazione di dispensa, e adesso poi vi lascio alle clip dopo la pulizia del bagno perché le ho già registrate. E niente, io vi ascolto ragazze, però accolgo i consigli, però quando non va bene, non va bene, mi sono rimasta qua così, ci faccio la pipì io. E siamo all'organizzazione dispensa. Questo è il pensile che vi dicevo che dovevo pulire, l'ho già svuotato, è quello dove tengo le pentole. Andiamo a pulirlo, poi andiamo ad asciugarlo. Solitamente per chi mi segue sa che io prima aspiro e poi lavo, stavolta non l'ho fatto. E poi andiamo ad organizzarlo. Vi farò vedere che comunque ho poche pentole da piccola minimalista in crescita. E ho anche delle tips ragazze, organizer, che mi aiutano a tenere organizzata la mia dispensa, e ve le farò vedere tutte. Questa è la prima tips ragazze, questo organizer per coperti è una mano santa, lo trovate su Amazon ma anche in altri negozi, però è più sicuro, vi lascio comunque adesso il link diretto ad Amazon, è più sicuro che lo trovate su Amazon, veramente vi rende il pensile più organizzato e i coperchi stanno in piedi e quindi fa anche da salva spazio. Come vedete io ho poche pentole, una griglia per l'arrosto, tre padelle, tre o quattro, un pentolino per il latte, ho più coperchi che pentole e mi va bene così, da quando ho comprato il piano induzione queste sono le pentole che utilizzo. Questo è il pensile sopra quello di poco fa ed è il pensile della pasta.
Quello che mi aiuta a tenere organizzato questo pensile sono questi barattoli ermetici, ragazze, presi anche loro su Amazon, alcuni su Amazon, altri di una collaborazione, ma su Amazon li trovate e vi lascio adesso anche il link, che sono fantastici, appunto ermetici. Io travaso la pasta lì, ragazze, i coperchi comunque sono intercambiabili, non passa aria assolutamente, si possono utilizzare anche per i biscotti o per altre cose. Andiamo ad eliminare il pacco comunque, che è già un ingombro, e abbiamo subito a disposizione in modo visibile la pasta che abbiamo a disposizione. Questo mi tiene il pensile organizzato e sistemato proprio alla vista. Altra cosa che mi aiuta nell'ordine dei cassetti sono questi organizer in plastica, semplicissimi, li trovate dappertutto, anche dai negozi di cinesi, ragazze. Li potete trovare anche da Amazon, adesso vedo se c'è un link inerente a questo prodotto, perché sono praticamente i classici organizer di plastica da frigo, ma che io utilizzo per i pensili. Altra cosa che mi tiene tutto ordinato sono questi piccoli scaffali che sono anche impilabili. Se ne comprate più di uno, si possono mettere uno sull'altro e comunque vi fanno risparmiare spazio perché potete mettere roba sia sotto che sopra se sono oggetti più piccolini. Io ne ho due, questo qui in plastica e un altro che adesso vi faccio vedere e vi lascio anche il link. Questo qua è un dispenser per bibite preso da Temu che però non utilizzo e quindi ho trovato un altro utilizzo, visto che comunque diciamo che è ermetico. Ci ho messo dentro il Nesquik, ecco, ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio e il mio è questo. Poi lì dietro ho dei barattoli, in alcuni tengo la roba da cucito, in altri dei biscotti e sopra altri di quei organizer ermetici che tengo anche per la pasta, dove tengo qui anche il sale, lo zucchero, eccetera. E adesso vi faccio vedere. L'altra alzatina salva spazio, qui è il reparto medicine, ragazze, che tengo tutte a portata di mano perché appena le tolgo, ragazze, vi giuro che c'è qualcuno che si sente male. Chiamatemi scaramantica, ma è così. Lì, niente, ho scritto una frase, ragazze, magari per ridere quando stiamo male. Ok, e praticamente questo qui, questa alzatina è quella che ho preso da IKEA, quindi comunque vi posso lasciare benissimo il link in descrizione. Queste credetemi sono molto importanti per andare a organizzare, io ne ho solamente due, ma ne andrò a comprare delle altre. Penultima cosa, ma non per importanza, questo è l'altro angolo dispensa dove tengo l'olio, l'aceto, ragazzi, insomma, è proprio dispensa, barattoli di vongole, barattoli di sugo e da questa parte abbiamo il piattino girevole, ragazze, dietro dei barattoli vuoti, sempre questi ermetici. E questo qua, ragazze, è tanta roba perché comunque vi tiene organizzate le spezie, i barattolini, non va a finire la roba dietro, quindi non dovete andare a cercarla, avete subito tutto a portata di mano e a vista. E questa è una cosa molto molto importante. Vi lascio il link anche di questo. Poi c'è il mio adorato cassettino delle cialde, però la Baby Frog me l'ha prestata mia mamma perché la mia macchinetta è a riparare e lei si è offerta di prepararsi la sua adorata caffettiera e darmi la Baby Frog perché io non ho il piano induzione, quindi non posso neanche mettere la caffettiera, dovrei comprarla, quella per il piano induzione. Il mio adorato cassettino per le cialde, questo qua preso da IKEA, ragazze, lo trovate come cassettino da scrivania, una cosa del genere, ma si può utilizzare anche per le cialde, per me è comodissimo perché comunque tiene tutto in ordine, è anche una base per sollevare la macchinetta del caffè, è facile da pulire e mi tiene tutto organizzato. Vi lascio il link in descrizione. Di lato possiamo mettere i cucchiaini, dall'altro lato le forchettine, insomma palettine, mi tiene organizzata tutta la zona caffè. E bonus tip, ragazze, Madia. Una madia, ragazze, io questa madia l'ho comprata proprio per mettere gli elettrodomestici che non utilizzo.
ogni giorno, giornalmente, quindi la piastra, il tostapane, anche il microonde e poi dall'altra parte ho l'angolo dispensa, ancora dispensa, ragazze. Credetemi, questa cosa mi ha salvato veramente il piano da lavoro della cucina perché era ingombrato da tutti questi elettrodomestici che magari andavo a utilizzare una volta ogni 15 giorni. Questo cestino, ragazze, ve lo consiglio tantissimo se avete roba da trasportare. Noi lo utilizziamo per trasportare le cosine da sotto a su nel terrazzo quando saliamo e lo trovate sempre da IKEA. Ragazze, questo video finisce qui. Io mi vado a fiondare in doccia, come vi dicevo poco fa. Io spero che vi sia piaciuto. Spero di riuscire a mettere tutti i link corretti in descrizione e anche nel primo commento, in modo che se qualcuno non riesce ad andare in descrizione perché magari non è molto ferrata, ecco, come capita. Anch'io sono così comunque con la tecnologia, non crediate che io sia chissà che cosa. Vi lascio anche tutto nel primo commento. Se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su, fatevi sentire nei commenti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!